Ragazzi, in questo nuovo video con Photoshop andiamo a vedere come modificare un'immagine per renderla con l'effetto fantasma. Quindi avremo bisogno di una versione qualsiasi di Photoshop, in questo caso la versione CC, cioè Creative Cloud, e poi due immagini che io ho scaricato da internet. Una appunto dove ci deve essere un'immagine, una figura, una cosa che noi vorremmo rendere con l'effetto fantasma. Quindi importiamo l'immagine iniziale, quella da rendere poi in seguito con l'effetto su Photoshop. Quindi in questo caso è quello di una ragazza. Zoomiamo un po' di più sull'immagine e appunto dobbiamo prendere i contorni della ragazza o della cosa che poi vorremmo rendere con l'effetto fantasma e appunto selezionare i bordi andando a sinistra sullo strumento selezione rapida in questo caso. I bordi, vabbè, sì, sono importanti, però in questo effetto un po' di meno, anche perché poi applicando l'opacità minore, appunto l'effetto fantasma, così possiamo dire, i dettagli, si vedranno ben poco. Comunque cerchiamo di fare, una selezione di contorni abbastanza accurata, anche se non è necessariamente, non è obbligatoria, possiamo dire. Comunque. Allora, vediamo un pochino. Ok, vabbè, in questo voi potete farlo più o meno accurata questa selezione. Va bene, una volta fatto ciò, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo premere invio e importare la seconda immagine su Photoshop, così da creare una nuova composizione e importare questa nostra nuova immagine selezionata nella seconda immagine appena importata, così da fare una specie di fotomontaggio. Zoomiamo un po' di più l'immagine, così, va bene, dai, così appunto da fare un fotomontaggio e poi vedere l'effetto. Vabbè, in questo caso un fotomontaggio un po' fatto a cavolo, anche perché non è quello che ci interessa. Vabbè, dai, potrebbe andare. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare, questo è un effetto molto basilare, l'effetto fantasma. Comunque dobbiamo selezionare il livello 1, cioè questo qua della donna, andare su immagine, andiamo su regolazioni e bilanciamento colore, impostiamo qua su magenta tutto a sinistra, cioè a meno 100, e poi facciamo ok. Ops, ops, immagine, dov'è? Regolazioni, bilanciamento colore. Ah no, ecco, dobbiamo andare su immagine, regolazioni e su tonalità saturazione. Su saturazione la mettiamo a meno 100, così appunto vedremo che la nostra immagine si sarà colorata in bianco e nero. Potremmo colorare anche lo sfondo, ma in questo caso lo lascio così. Poi l'opacità la impostiamo, io direi un bel 25. Vedremo che così già la nostra immagine e apparirà tipo fantasma, anche solo abbassando comunque l'opacità, direi al 30%, poi dipende dalla propria immagine. Poi appunto sul livello possiamo impostare degli effetti tipo bagliore esterno, che potrebbe dare un bagliore alla nostra immagine. Oppure un ombra esterna, ci potrebbe anche stare, e poi così via. Giocate un po' voi sugli effetti. Poi a me non mi piacciono molto, quindi li disattivo. Poi cosa possiamo fare? Con lo strumento gomma, selezionando una gomma con misura molto grande, possiamo smussare un po' i bordi e cancellare qualche parte un po', come dire, inutile, per dar meglio l'effetto del fantasma, no? Vabbè, ragazzi, così via.
Il mio video è finito qui, spero di esservi stato utile, ciao a tutti, alla prossima.